Nel dicembre del 2019, il 56enne Adrian Menevo decise di fare un viaggio in barca insieme a sua madre, Felicity Loveday. Partirono da Melbourne, in Australia, e il viaggio sarebbe dovuto durare circa 3 giorni, ma non si trattava di un normale viaggio di relax e svago nell'oceano. Adrian portò sua madre alla baia di Port Phillip con un singolo obiettivo. Voleva liberarla dagli spiriti maligni e dalla magia nera. Felicity Loveday e suo figlio erano seguaci del misticismo e della meditazione buddista. Credevano che per liberarsi da quei mali, il viaggio nell'oceano sarebbe stato fondamentale. Pensavano che quella magia cattiva si fosse rivolta nuovamente contro di loro nel 2019. Ma in quell'anno l'83enne aveva tutta una serie di condizioni di salute, tra cui la demenza, ed era troppo malata e debole per liberarsene di nuovo. In sostanza, non aveva le forze per occuparsi ancora una volta dell'oscurità che la perseguitava. Suo figlio Adrian, però, era convinto di essere una sorta di reincarnazione di Gesù e l'avrebbe aiutata in tutti i modi. Oltre a queste credenze, Felicity era devota alla massoneria, un'associazione segreta esoterica che è conosciuta per avere delle pratiche e dei credi piuttosto particolari, diciamo così. Ma tornando a noi, Adrian era convinto che l'acqua dell'oceano avrebbe totalmente purificato l'anima di sua madre, non solo liberandola dal male, ma facendola tornare in perfetta salute. Quindi acquista questa piccola barca. La registra e assicura sotto il nome di sua sorella Cristina, ma non si limita a questo. Cristina riceve anche tutte le password dell'uomo, i suoi dati bancari e addirittura il suo testamento. Inoltre lascia tutte le sue proprietà in mano a Cristina. Un po' troppo per un semplice viaggio in barca. Ma comunque l'11 dicembre del 2019, questa Cristina andò a salutarli e augurare loro buon viaggio prima che partissero. Poi scattò loro questa fotografia. 3 giorni passarono e i due non fecero ritorno. Il 14 dicembre, quindi, la sorella di Adrian denuncia la loro scomparsa. La barca capovolta venne trovata poco dopo nella baia, insieme ai salvagente che i due indossavano nella foto. Ad oggi, nessuno dei due è stato trovato. In seguito si è scoperto che al momento della partenza la barca aveva solo mezzo serbatoio pieno, chiaramente non sufficiente per un viaggio di 3 giorni. A questo punto iniziano a sorgere parecchie domande. Perché Adrian ha acquistato una barca così piccola per rimanerci 3 giorni? Poteva affittarne una più grande. Questa non aveva un posto dove dormire o anche solo dove muoversi. Perché Adrian ha intestato tutti i suoi averi alla sorella? Perché la sorella ha scattato questa strana foto? E infine, perché Adrian aveva cercato su Google le parole sepolture in mare? Il quadro della situazione iniziò a farsi piuttosto chiaro. Da subito cominciarono a circolare le prime teorie online. La più gettonata è davvero agghiacciante. Sostiene che al momento dello scatto di questa fotografia, Felicity fosse già morta. Cristina sarebbe stata quindi una sorta di complice e avrebbe scattato la foto come prova che fosse viva, anche se non lo era. Adrian avrebbe poi scaricato il corpo nel mare prima di togliersi la vita, lasciando tutti i suoi averi a Cristina. Un'altra teoria invece suggerisce sempre che Felicity fosse già morta, magari a causa della negligenza dei figli che non se ne prendevano cura. Quindi avrebbero organizzato questa sorta di viaggio. Adrian avrebbe gettato in mare sua madre e avrebbe finto la sua stessa morte. Poi sarebbe scappato e si sarebbe nascosto da qualche parte, dove si troverebbe tuttora. Dato che lasciò tutti i suoi averi a Cristina, lei sarebbe in grado di sostenerlo economicamente in segreto. Queste però sono solo teorie. Cristina stessa ha dichiarato che nella foto sua madre era viva, ma aveva gli occhi chiusi perché stava semplicemente dormendo. Senza prove, la vicenda dietro questa foto rimane un mistero. Lui è Evgeny Stepanovich Kobitev. Questa foto prima e dopo è diventata molto famosa negli anni, ma spesso non viene raccontata l'intera storia che nasconde. Si legge sul web che fosse un soldato prima e dopo 4 anni di guerra, ma dire solo questo è riduttivo. Evgeny nacque il 25 dicembre 1910 nella Repubblica dell'Altai, in Russia. Dopo essersi diplomato alla scuola pedagogica, ha iniziato a lavorare come insegnante nelle aree rurali di Krasnoyarsk. Scusate, non so come si dica, davvero. Comunque, nonostante avesse già un lavoro come insegnante, aveva una forte passione per la pittura. Amava dipingere, soprattutto ritratti e panorami. Il suo sogno era fare proprio quello,
e finalmente, nel 1936, iniziò a studiare all'Istituto Statale d'Arte di Kiev, in Ucraina. Nel 1941 si laureò a pieni voti all'Istituto d'Arte ed era pronto per iniziare una nuova vita. Purtroppo però i suoi sogni vennero disintegrati nel peggiore dei modi. Il 22 giugno del 1941, infatti, quando la Germania invase l'Unione Sovietica, l'artista si arruolò nelle Armate Rosse per combattere per il suo paese. Lo fece nonostante le gravi perdite che l'esercito stava subendo. Sentiva come se fosse un suo dovere, una missione anche sua. Il suo reggimento venne impegnato in una feroce battaglia per proteggere la città di Pripyat, che oggi è ricordata per l'incidente di Chernobyl. Proprio lì, nel settembre 1941, Evgeny fu ferito a una gamba e divenne prigioniero di guerra. Lo mandarono nel campo di concentramento chiamato Coral Pit. In questo luogo di terrore, persero la vita circa 90.000 prigionieri di guerra e civili. L'uomo sembrava non avere più nessuna speranza. Non entreremo nei dettagli di ciò che accadeva in quel posto dimenticato da Dio per ovvi motivi. Tutto quello che dovete sapere è che lì non si viveva e chi aveva ancora vita nel suo corpo stava a malapena sopravvivendo. Evgeny però cercava di distrarsi da quell'incubo e lo faceva disegnando. Questi sono i disegni che fece in quel periodo. Scenari inquietanti che ritraggono ciò che vide nel tempo trascorso a Coral. Quando le guardie si accorsero del suo talento nel disegno, lo obbligarono a far loro dei ritratti. E lui li fece. Sono proprio quelli che state vedendo. Per questo veniva premiato con del cibo. Era cibo di scarsa qualità e di porzioni davvero misere. Ma almeno contribuiva a tenerlo in vita, mentre tutti gli altri lentamente cessavano di vivere. Nel 1943, poi, finalmente riuscì a fuggire da Coral e si unì nuovamente all'Armata Rossa. Combatté fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e aiutò a liberare svariati altri detenuti nei campi tedeschi. Tuttavia, non gli venne riconosciuta la medaglia di vittoria sulla Germania. La sua carriera militare era infatti compromessa per essersi fatto catturare ed essere divenuto un prigioniero di guerra. Queste fotografie mostrano tutto il terrore a cui un essere umano può andare incontro, un terrore marcato direttamente nel volto, un terrore che si può leggere nei suoi occhi. Guardando questa immagine potreste pensare che si tratti di una bambina affetta da qualche sorta di patologia o disabilità, ma la realtà è molto più oscura di questa. Quello che state guardando è il fermo immagine di un documentario della BBC, un documentario su Genie. Genie, che in italiano sarebbe il genio della lampada, è il soprannome dato al caso di isolamento più drammatico della storia. In realtà, questa bambina si chiama Susan M. Wheeley. In un documentario del 1999 viene spiegato il motivo del nome Genie con queste parole. Il nome del caso è Genie, ma questo non è il vero nome della bambina. Quando pensiamo a cos'è un genio, ci viene in mente una creatura che esce da una bottiglia o altro, ma emerge nella società umana dopo l'infanzia. Partiamo dal presupposto che in realtà non è una creatura che ha avuto un'infanzia umana. E infatti, Susan non ha avuto un'infanzia umana. Ma facciamo ordine e partiamo dall'inizio. Ci troviamo a Los Angeles, è il 4 novembre 1970. Una signora e una bambina si presentano in un edificio di Temple City per chiedere un sussidio statale per la parziale cecità della donna. L'operatore sociale che le accoglie capisce immediatamente che qualcosa non va. La bambina, apparentemente di circa 6 anni, si muove con movimenti scoordinati, non parla se non a grugniti e sembra non avere la minima idea di dove si trovi. L'operatore quindi chiede alla madre l'età della bambina e lei risponde, lasciando la bocca aperta. A 13 anni e mezzo. L'uomo chiama subito la polizia. Presto si scopre che Susan è nata nel 1957 e aveva vissuto dai 20 mesi ai 13 anni e mezzo all'interno di una stanza buia, senza potersi né muovere né parlare con nessuno. Ma com'è accaduto tutto questo? Per capirlo dobbiamo parlare della sua famiglia. Suo padre, Clark Wheeley, che alla scoperta di Susan aveva 69 anni, aveva avuto un'infanzia a dir poco drammatica. Era morbosamente legato alla madre con la quale aveva un rapporto tormentoso e violento.
La madre di Susan, invece, Dorothy Oglesby, aveva già dato alla luce 3 figli con Clark. I primi 2 erano morti in fasce nel 1948 e nel 49, mentre il terzo, John Gray Wheeley, era vivo e stava bene. Era riuscito a scappare di casa appena un anno prima. Quando Susan è stata scoperta, indossava una sorta di pannolino e emetteva versi incomprensibili. La sua camminata venne definita a coniglio, dato che la faceva assomigliare a qualche animale piuttosto che a un essere umano. Come potete ben capire, la sua storia drammatica è unica nel suo genere. Ora però cerchiamo di capire il motivo della sua reclusione insensata. Appena nata, Susan soffriva di displasia dell'anca, una malattia che, se non trattata, può portare all'invalidità. I medici che la curarono le somministrarono le cure corrette nei primi mesi di vita, ma questo disturbo fece pensare al padre che la bambina soffrisse di problemi congeniti. Il fatto che non riuscisse ancora a camminare convinse il padre che la bimba avesse sempre più problemi, anche legati magari a disturbi cerebrali. Peccato però che in casi simili sia normale un ritardo nella camminata e non implica affatto disturbi mentali. I mesi passavano e la bambina iniziò a pesare sempre meno e a soffrire di malnutrizione, probabilmente a causa della negligenza dei suoi stessi genitori. Questi quindi si affidarono ad un nuovo medico che non aveva mai visitato la piccola. Egli ipotizzò che Susan, di ormai 14 mesi, potesse soffrire di carnittero, una patologia rara che porta a volte ritardi mentali più o meno marcati. Sappiamo che Clark avesse una sorta di rifiuto nei confronti delle malattie mentali, ma non sembra essere nemmeno questa la vera causa dell'isolamento della piccola. In quello stesso periodo, la madre di Clark, con la quale l'uomo aveva un rapporto morboso, venne uccisa da un autista ubriaco. Clark era lì con lei e non poté fare niente per aiutarla. Il guidatore se la cavò con poco e l'uomo divenne furioso con tutta la società. Decise così di isolare completamente la famiglia da ogni contatto esterno. Lasciò il lavoro e trasferì l'intera famiglia nella casa della defunta madre. La stanza della donna venne trasformata in santuario. In un contesto del genere, i Wheeley vissero isolati dal mondo per i 12 anni successivi. In questo lunghissimo lasso di tempo, Clark confinò Susan in una camera da letto, mentre lui, sua moglie Dorothy e il figlio John stavano nel salone principale. Durante il giorno Susan veniva tenuta legata con una camicia di forza. In questo modo non faceva rumore, non disturbava il padre, praticamente non poteva muoversi. Di notte invece la infilava in un sacco a pelo, tenendola allo stesso modo immobilizzata dentro la culla, che chiudeva con una tavola di ferro. All'interno della camera della bambina era presente la culla e poco altro. L'unico suono che riusciva a sentire era la lontana musica di un pianoforte di una casa vicina. Ogni suo rumore o lamento comportava episodi di violenza che non posso nemmeno spiegarvi. Susan quindi imparò in fretta a non vivere, a non esistere. L'uomo la nutriva con cibi liquidi per neonati e impediva alla moglie di assisterla. In questo periodo nessuno poteva uscire di casa, fatta eccezione per il figlio John, che almeno poteva andare a scuola. Clark però attendeva il figlio fuori da scuola ogni giorno, portando con sé delle armi, in modo che il ragazzo rigasse dritto. Il giovane era sano di mente e si rese conto di quello che stava accadendo. Provò quindi a scappare di casa tante volte, ma ogni volta subiva crescenti violenze da parte del padre. Quest'ultimo lo costringeva addirittura a infierire sulla piccola sorella, pena altre violenze. Sua madre invece, Dorothy, era estremamente remissiva, e durante quel periodo divenne quasi totalmente cieca. Non si opponeva al marito perché se solo provava a farlo, veniva ripagata anche lei con minacce e violenze. Come potrete immaginare, ogni contatto con l'esterno era severamente vietato. Conosciamo tutti questi dettagli su quel periodo perché Clark tenne un diario in cui scrisse tutti i particolari della loro reclusione. Ma torniamo a quel 4 novembre del 1970. Dorothy riuscì a ottenere il permesso di uscire di casa, ma solo per chiedere il sussidio per la cecità. Una volta scoperta l'età di Susan e chiamata la polizia, i genitori vennero entrambi arrestati. Molto presto iniziò a venire a galla tutta la verità. La casa in cui vivevano venne perquisita e sequestrata. Poco dopo però la madre venne rilasciata e venne organizzato un processo solo per Clark. La prima udienza fu il 20 novembre del 1970, ma l'uomo non si presentò. Si era tolto la vita.
aveva lasciato un biglietto per la polizia con scritto «Il mondo non capirà mai». E infatti c'è poco da capire. Dorothy venne riconosciuta innocente poiché succube della tirannia di Clark. La donna quindi dedicò tutta se stessa all'assistenza della figlia, che era ricoverata al Children's Hospital di Los Angeles. La piccola Susan, a quel punto, a 13 anni, pesava solo 27 kg. Venne ovviamente seguita e assistita dai migliori medici e psicologi, ma ben presto si resero conto che non avrebbe potuto avere una vita normale, non dopo quello che aveva vissuto. Il programma di studio Genie venne quindi soppresso e la bambina continuò a venire affidata, passando da una famiglia all'altra, in attesa della maggiore età. A 18 anni tornò a vivere con la madre nella casa paterna, ma questa situazione durò molto poco. Venne infatti nuovamente affidata ai servizi sociali. Pensate che dopo 5 anni di terapia, ancora non riusciva a comporre una frase completa. Dai servizi sociali, comunque, venne affidata ad una casa di cura, dove si dice si trovi tuttora. Purtroppo ad oggi non si conoscono le reali condizioni di salute di Susan. L'unica cosa certa è che è ancora viva, ma tutto il resto è stato tenuto nascosto. Ciò che sappiamo è che negli anni fece svariati progressi, sia dal lato emotivo che dal lato comportamentale. Ma con un'esperienza di vita come la sua, viene difficile credere che sia mai stata davvero bene o felice. È davvero assurdo pensare che dietro una semplice foto può nascondersi tutto questo terrore e oscurità. Se volete supportare questo canale, oltre che iscrivervi qui e lasciare un like, potete dare un'occhiata al sito delle live, dove parliamo di argomenti simili in maniera più diretta. Vi aspetto anche lì, ma intanto vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.